20 minuti abbiamo fatto una discreta partita, poi è normale, preso il gol a freddo, il secondo gol la partita un po' è finita, anche perché le motivazioni sono diverse, loro devono vincere il campionato, l'abbiamo fatto, quindi una volta che vai sotto 2-0 è difficile reagire, però i primi 20 minuti sono abbastanza soddisfatto, ma si vede che è un blocco e tutti mirano a vincere ormai il campionato e tutti seguono le direttive dell'allenatore. In campo sono un muro, giochi contro un muro e non è facile trovare le contromisure. Complimenti a loro e complimenti a tutta la dirigenza per la squadra che ha allestito, e gli faccio un grosso in bocca al lupo per la vittoria del campionato. Dipende da loro, anche perché il Vescovio ha un calendario più facile, però loro hanno tutte le caratteristiche per vincerle tutte da qua alla fine e io sarei soddisfatto, insomma, che vincessero una provinciale. L'importante era vincere, ci siamo riusciti, poi ho fatto due gol ancora meglio, però magari Dario ne fa 10 da qui fino alla fine, non c'ho nessun problema. Come è successo nelle ultime tre partite, abbiamo affrontato la partita con la giusta mentalità, ci siamo trovati in vantaggio subito e dopo una ventina di minuti credo abbiamo fatto il raddoppio e la strada è andata subito in discesa. Noi dobbiamo fare filotto, perché facendo filotto vinciamo, non ci possiamo permettere di basarci sui risultati altrui. Poi se vengono sconfitti o pareggi del Vescovo sono sempre benvenuti. Il muro nasce da tutto un insieme, da una difesa solida, da un pressing alto e asfissiante, da tante cose, no? È tutto un contesto, è tutto un insieme di cose, gruppo, mister, tifosi e società. Pensiamo da un bel po' comunque, quindi che dire, manca poco, la vediamo la vetta e speriamo di continuare bene così. Con la vittoria di oggi siamo pienamente dentro i playoff, ormai c'è inutile nasconderci, veniamo a vincere il campionato, per cui bisogna guardare anche al prossimo anno per il campionato d'eccellenza. Certamente sarà da rivedere anche per i giovani che ci servono, la speranza di andare in eccellenza ci sta, quindi ormai non è una realtà perché ancora materialmente non ci siamo, però insomma 90% di possibilità su 100 ce l'abbiamo.